Abbas prova a rilanciarlo un po'. Ottima idea. Qualche partita che Cerera non si è spogliata, questa volta sì. Beh, a Brescia aveva giocato un paio di minuti. Ah, ok. Dell'Agnella molto bravo. Buonasera amici del basket, partita classica degli anni 80 al Forum di Assago tra Olimpia Milano e Pastareggia Caserta. Il salto a due con Miro Radulic e Rafael Putney per la unica palla a due della partita. A vincerla è Caserta. Una buona serata da Sandro Pugliese e coach Dan Peterson per una partita che sarà sicuramente divertente tra la prima e la seconda del campionato. Well, diciamo, amici sportivi, buonasera a tutti. Fra la prima imbattuta Milano 4-0 e la sorpresa del campionato, 3 vinte e una persa, Caserta, Juve Caserta, la Dulce con buonissime mani riesce a spazzare via una palla che va fuori campo, rimessa da sotto canestro per Juve Caserta. E allora il pallone di nuovo per la formazione casertana con Padney che attacca lo scarico nell'angolo per Gadefors, poi la palla rubata di Dragic. Milano prova a correre subito imbeccando Hickman, Pascolo sotto canestro, sbaglia ma arriva Radulic a realizzare. Well, molto bene il contropiede Milano, è bravissimo Radulic a seguire il contropiede e non star lì indietro a perdere un giro del campo, però palla recuperata, hanno forzato il passaggio schiacciato in aria 3 secondi, questo è fatale. Il pallone ancora per Putney che va a sbagliare il rimbalzo questa volta di Caserta in fase d'attacco, l'errore, rimbalzo di nuovo di Radulic. Sosa, uno dei migliori realizzatori di Caserta, coach, ma tira col 28% dal campo, però tante iniziative per lui. Milano prova ad aggredire con il tiro da tre punti fuori misura, ancora Sosa si lancia in transizione, in qualche modo trova Putney, Caserta va a pareggiare. Grande pirouette lì di Sosa in traffico, quasi perso la palla, ha trovato Padney, bravissimo lui a correre, fatta molto bene in zona un po' all'inizio, Caserta si adeguerà. Di nuovo Hickman, la palla dentro per Radulic, Milano prova ad attivare il suo pivot che però perde palla, gliela strappa letteralmente Bostic che prova a correre, poi torna da Sosa che attacca Bass, Milano prova a rilanciarlo in quintetto, nel frattempo va a segnare Watt, ma l'idea di Abbas per ridare un po' di fiducia al ragazzo. Non, niente da dire su questo giocatore che ha già vinto un paio di partite per Milano. Bel passaggio di Pascolo, Hickman stra libero, però è un tiro che generalmente lui fa, poteva tirare anche Abbas. Questa volta l'errore di Hickman mentre si arma la mano di Joshua Bostic. 7-2 per Caserta che è partita subito molto bene. Ma era 2-0 per Milano, poi 7-0 questa parziale. Tiro da tre di Abbas, anche lui prova a entrare nella partita e va a realizzare, vale da due perché aveva il piede sulla linea. Lui ha questo tiro in sospensione da fuori, quindi lascia libero lui e lui ci pensa.
Di nuovo la palla rubata di Milano, prova a correre con Dragic fino in fondo, Zoran Dragic, è meno uno per l'Emporio Armani. Molto bravo Dragic che ha attaccato il canestro con grande determinazione, non c'è più il fallo tattico quest'anno qui, quindi va senza complessi. Ovviamente con questo cambio di interpretazione queste transizioni sono molto più utilizzate dalle formazioni. Adesso in qualche modo Radulica sporca la palla, Hickman corre a tutto campo, di nuovo basta a schiacciare molto fino bravo in fondo Avudu Abbas. Casarte già dall'altra parte, ritmo infernale di questa partita, infrazione no, sono due tiri liberi per Mitchell Vaught, che l'Olimpia ha affrontato l'anno scorso contro l'Alba Berlino. E Radulica che ha fatto il fallo era incerto perché c'erano due giocatori di Milano, ha detto l'arbitro fallo mio, ha indicato se stesso l'arbitro, ok va bene, cioè non ha fatto nessuna scena, nessuna protesta, sapeva di aver fatto il fallo. Due tiri liberi di nuovo Vaught in lunetta a realizzare il tiro libero del pareggio. Nel frattempo prego i nostri tecnici se possono raggiungerci perché c'è un problema di ritorno in cuffia, ma noi torniamo in cronaca diretta con Vaught in lunetta per il secondo tiro libero, 1-2, 8 pari nel punteggio. E a 8 pari Milano che sta facendo vedere la cosa che deve fare, e questo è contropiede, deve cercare il tiro in volo. 1-3-1 contro la zona, sono 2-3, però ancora pasticcia Radulica con la palla, lui non deve palleggiare in aria. È subito l'idea di Dell'Agnello per provare comunque a giocarsi la partita, va a realizzare Vaught. Caserta è venuta con l'idea di non avere alcun timore reverenziale, nel frattempo ancora contropiede. Ancora Dragic come ha fatto prima, Abbas ha attaccato il canestro con grande determinazione, 10 pari. Palla ancora per Vaught contro Radulica, il fallo di Hickman netto, Milano non riesce a fermare Mitchell Vaught. Ed è senza anche Milan Machfan, che sicuramente è stato il migliore dei biancorossi in questa edizione. Guarda, MVP delle prime partite del campionato, certamente Milan Machfan, ma anche bisogna dire che Edgar Sosa, che è principalmente conosciuto come grande tiratore, sta facendo anche ottimo playmaker, distribuendo diversi passaggi da bacio per i compagni. E qui Vaught lo ringrazia con tiro libero, 11-10 Caserta. Punteggio anche abbastanza alto perché sono passati 3 minuti e 47 secondi dall'inizio del match e Caserta, già le squadre comunque sono in doppia cifra e Caserta è sul più 2, 12-10 il punteggio con un inizio straripante del numero 50 Campano, che è andato a realizzare anche questi due tiri liberi. Ancora Radulica sotto canestro, questa volta è Pascolo a prendere il pallone, non vale il canestro ma c'è fallo. Pascolo ha cercato di anticipare andando a velocità ma il fallo è successo prima, rimessa da fondo per Milano. È la terza volta che Radulica pasticcia con un palo in mano in aria dei 3 secondi, quindi lui deve stare attento, meglio una mano sopra la palla e uno sotto e non sui fianchi della palla, polo nord, polo sud, non linea equatoriale. Dragic di nuovo per Hickman, seguito in questo caso uomo da Sosa. Hickman prova a buttarsi dentro, ancora Sosa sulle sue tracce, un'altra palla persa da parte dell'Olimpia. Hickman bravissimo in qualche modo, bravissimo, recupera, bisogna tirare, 2 secondi allo scadere. Zoran Dragic, che partite che sta facendo Dragic adesso ragazzi, veramente anche questo, cioè, proprio presentissimo. 7 punti per Zoran Dragic, ma ancora Caserta con Sosa che prova a rispondere, il tiro è corto, rimbalzo Radulica in questo caso e il pallone di nuovo nelle mani di Hickman per l'Emporio Armani. Radulica al ribaltamento sotto per Abbas, dimenticato dal cambio difensivo, non si sono intesi Gedefors e Bosti, che Abbas era completamente libero e Dell'Agnello decide che allora è il momento di un time out. Molto bene Abbas, ovviamente 6 punti per lui, molto bene Dragic, 7 punti per loro, loro sono veramente, è un tap-in per Radulica, loro sono veramente l'attacco di Milano in questo momento, per me, per Caserta, a parte Vaught che sta concludendo benissimo, ricito Edgar Sosa che sta veramente facendo gioco per la squadra, un giocatore che ha un grande potenziale offensivo come sappiamo, abbiamo visto lui qui qualche volta fare veramente grandi bottini, ma sta giocando per la squadra e si vede nel gioco di Caserta, stanno giocando bene, però
anche molto merito del coach Sandro Dell'Agnello, che per me è un grande. E che ricordiamo qui al Forum nel 1991 insieme a Nando Gentile e Vincenzino Esposito, per citare i giocatori più famosi di quella Fonola Caserta, che vinse lo scudetto proprio su questo campo, vincendo quella storica gara 5 nel 1991. Adesso coach della Pastareggia, Sandro Dell'Agnello, in una bellissima partita, coach. Molto e bello. E poi le squadre segnano, perché siamo a 9 su 10 da 2. Esattamente. Stanno giocando bene in attacco tutte le due squadre, sai perché? Perché stanno correndo. E quando tu corri, l'altra squadra, pur essendo brava in difesa, non è schierata, non è organizzata, non ha preso gli uomini. Li stai prendendo in contropiede. Oleksandr Cisz, il giocatore polacco, a battere la rimessa nelle mani del dominicano Edgar Sosa, che lavora contro Hickman. Doppio piccherò l'alto per iniziare l'azione. Poi Patney attacca di nuovo Gedefors, di nuovo Patney contro Pasco. Lo prende la linea di fondo, ha delle braccia infinite il numero 12 casertano, ma sbaglia. La voce grossa, rimbalzo di Radulica. Di nuovo Olimpia con Dragic, Radulica, c'è spazio per il tiro di Dragic, fuori misura, forse troppo libero ed è un paradosso. Di nuovo Dragic, torna da Hickman, adesso il post di Radulica contro Cisz, duello tutto dell'est europeo, rischia di scivolare Pasco in qualche modo, recupera il pallone, ancora Dragic, solo ferro però per l'Olimpia, azione un po' confusionaria. Non fatta bene questa azione dell'Olimpia. Cisz in post contro Hickman, Patney, extra pass nell'angolo per Gedefors, l'errore, Tepaud nella mano di Patney, ancora extra pass per Gedefors che prende il fondo, che circolazione di palla. Molto bravi loro a circolare la palla, assolutamente, tutti hanno toccato la palla in colazione. Al di là dell'errore, è anche piuttosto grave di Sosa, che non ha preso neanche il ferro, ma davvero un gioco bellissimo da parte della Pastareggia. Poi tutto il talento di Miroslav Radulica. Lui è determinazione, questa volta la palleggiata in aria, però non hanno rubato la palla, sta prendendo un pochettino di fiducia lui. Ancora quasi il recupero di Abbas, che sta rispondendo molto, molto bene. È un partenza in quintetto base, una risposta più positiva di così non è possibile. Ha fatto una schiacciata, ha fatto un contropiede, ha fatto il canestro da fuori quasi da tre, quindi sta giocando molto bene ed è anche presente per le palle recupero. Adesso Radulica, dopo 6 minuti in campo, fa un riposo, ottime idee di Repescia. Jamal McLean, che sta giocando anche lui un buon campionato, Sandro, molto bene, molto costante lui questa. È un campionato ovviamente dove il fattore fisico è un po' meno preponderante, è un giocatore che può fare il suo. Nel frattempo è entrato per Caserta Nika Mitreveli, che ha sbagliato da sotto un attimo fa passi di Dragic, e sono d'accordo con la chiamata di Martolini. Assolutamente, le fate Dragic non è da magari d'accordo, poi parla e lui dice di no, ma quando vedi il filmato Martolini non ha esitato. Dragic parla con l'arbitro, ma quando vede il filmato si renderà conto che ha fatto passi. Entrato sul parquet anche Daniele Cinciarini, il fratello del capitano biancorosso Andrea, giocatore che sta viaggiando a 12 punti a partita, addirittura con il 67% da 3. La palla persa di Cisz contro il fisicone di McLean, e poi il fallo di Edgar Sosa. Non un fallo antisportivo, ma bisogna stare attento adesso tutti quanti, perché se sembra un fallo antisportivo te lo fischiano quest'anno, ma è buona idea. Poi diventa un problema di come inizia la partita, perché settimana scorsa questo era un fallo antisportivo, oggi viene giudicato fallo normale, bisogna adeguarsi al metro come poi sempre è nel corso delle partite. Ancora Dragic da tre, fuori misura, rimbalzo a Bass sotto contro Cinciarini a prendersi il fallo. Molto bravo Bass, ha preso posizione, ha lottato senza far fallo, ha preso la palla. Adesso McLean parla con lo staff tecnico, Kalnietis si prepara per entrare e anche Sanders. Esce Dragic per Kalnietis e Sanders per Davide Pascolo. Davide Pascolo, Abbas in lunetta. Con due tiri liberi Abbas, che per ora viaggia con il 100% dal campo, 3 su 3 da 2. Va a realizzare il tiro libero. Non sta sbagliando niente, proprio. Beh, bisogna dimenticare, questo ragazzo ha giocato a quintetto base 30-35 minuti la partita,
a Parc Cantù, dove è emerso veramente un ottimo giocatore, un ottimo acquisto di Milano, e sta rispondendo a 8 punti adesso, ok? Quindi proprio in un quarto di gioco. E Milano prova il primo mini allungo della partita senza neanche troppo faticare in questo momento. 19-12 con Caserta che non segna da un paio di minuti. Sosa prova a sbloccarle e poi lo scarico nelle mani di Bostic. La palla persa di Caserta. Milano, che, coach, rispetto all'inizio sta più palleggiando che passandosi la palla. Prima infatti faceva canestro e adesso non lo fa più. Esatto, il segreto di Caserta all'inizio era dei grandissimi passaggi, grandissime circolazioni, anzi bellissimi. Il pallone di nuovo per l'Olimpia con Hickman, sfidato ancora al tiro. Caserta sta provando a sfidare Milano al tiro da fuori, una Milano che adesso peraltro va di nuovo palla perché l'ultimo tocco era di Cesh. 1-6 da 3 punti e quindi per ora il gioco di Caserta. Per ora funziona, Sosa fuori. E dentro Marco Giuri per la formazione casertana. Vediamo cosa fa Milano, 14 secondi, rimesse qui. Abbas nell'angolo per Hickman contro Cish, c'è un mismatch, prova ad attaccarlo ma c'è il raddoppio di Metreveli. McLean perde quasi il pallone, poi di nuovo Hickman, 4 secondi per andare al tiro, palleggio, arresto tiro al gomito, perfetto coach. Tecnica perfetta, palleggio, arresto tiro. 21-12, nonostante la grande partenza di Caserta, Milano c'è proprio un rullo compressore qui. Metreveli, il consigliato nelle mani di Daniele Cinciarini che prova ad attaccare, poi perde di nuovo la maniglia del pallone. Hickman vuole correre, abbassa tutto campo, fino in fondo a schiacciare Avudua Abbas per Milano che mette per la prima volta la doppia cifra di vantaggio. Well, esattamente, qui è 23, più 11 punti. Abbas veramente sta giocando da Dio, non c'è niente assolutamente da dire, ne ha 10 punti. 13-0 di parziale, coach, due tiri liberi di Watt avevano dato il più 2 a Caserta sul 12-10, adesso Milano è 23-10. Sì, 11-0 e qui blocco un attacco, fallo un attacco, Metreveli che esce, Dell'Agnello un po' disperato perché la squadra di nuovo Metreveli. Esatto, la squadra è partita benissimo, lui parla con gli arbitri però... Sandro, stavano passando la palla all'inizio, meno passaggi adesso e sono passati a uomo adesso, quindi niente più zona. Con Abbas, di nuovo Rakim Sanders contro Padney, può anche attaccare uno contro uno, vediamo se prova a farlo proprio in questo momento. Si butta dentro, perde la maniglia del pallone, ma l'ultimo tocco è di Marco Giuri. Esatto, Rakim qualche volta, perché è un super atleta, sa anche entrare, forse un po' l'entrata, l'ha forzato qui e ha quasi pagato caro. 6 secondi. Pallone per McLean, consegnato nelle mani di Sanders, deve tirare dall'angolo, lo scadere completamente fuori misura. E allora prova a correre Caserta con Joshua Bostic, marcato da Hickman, il consegnato, poi bella lettura per Padre che non riesce però ad arrivare al pallone. Esatto, qui Putney aveva posizione interna contro Kalnietis, tagliandolo fuori anche molto bene, ma il passaggio è stato troppo lungo, non ha potuto raggiungere. Cinciarini in panchina per Milano, che è blocco di partenza. Hickman fino in fondo nell'angolo, bella rotazione della palla per l'Olimpia, poi fallo su Sanders per Caserta, invece rientrerà Mitchell Watt e cambio Hickman-Cinciarini e derby dei fratelli Cinciarini. Esatto, i fratelli Cincia sono in campo, 10 per Caserta, 20 per Milano, sono i numeri, chissà se si marcheranno a vicenda, che succede qualche volta per Milano. Alessandro Gentile e Stefano Gentile per la squadra di Reggio Emilia, tutti e due anche loro sono da Caserta. Anche se Alessandro Gentile nelle giovanili ha giocato solamente a Maddaloni e curiosamente nella squadra di cui papà Nando è stato leader indiscusso per tanti anni non ha mai giocato. Due tiri liberi per Rakim Sanders, sbaglia il primo tiro libero a un minuto dalla fine. E non di poco, è stato un po' troppo a destra, troppo corto quel tiro. Rakim non ha misurato bene. E anche questo. 0-2, altrettanto inusuale, poi si lotta a rimbalzo questa volta. E preda di Marco Giuri, il pallone per i biancorossi. La ricezione ancora di Giuri.
Cinciarini vuole attaccare Calnietis, che intelligentemente, una volta accortosi di essere stato battuto, ha fermato Cinciarini con un fallo, perché non c'era neanche un aiuto. Esatto. L'abbiamo visto nel replay. E neanche il bonus, perché Milano aveva solamente due falli di squadra, quindi poteva, se vogliamo dire, spendere un fallo, non subire il contro, l'entrata, rimessa. E questo è anche saper leggere le situazioni, evidentemente. Padney da tre punti, fuori misura, a rimbalzo, si tuffano un paio di giocatori, alla fine Abbas ad avere la meglio, va a fidarsi a Calnietis, 30 secondi al termine, un tiro a testa per le due formazioni, qua Abbas gli è andata bene, che ha preso il piede. Abbas un po' forzato a questo passaggio, troppo guardato, si dice, come sai bene, si l'ha guardato, voglio questo passaggio, e il difeso lo legge. Calnietis, 10 secondi per andare al tiro, passaggio in salto nelle mani di Cinciarini, che prende la linea di fondo, poi riapre per McLean, 5 secondi, mia, deve McLean prendere un tiro mal consigliato, poi il tocco a rimbalzo, Milano con Calnietis, vuole comunque andare fino in fondo, Calnietis con McLean, canestro, che segna con il fallo, e alla fine, se segni, hai ragione tu. Esatto, a loro mancano 10 secondi, però anche era buona idea metterlo in cantina. Si dice cantina, tre punti. Cantiere meglio. Coach. Cantiere meglio, ok. Cantiere, cantina dove si tiene il vino. Cantiere, ok. E un tiro libero aggiunto. Non ha fatto tre ancora, ha fatto due. Possibilità di fare tre. Se io fossi Milano, che non c'è nessuno, formazione per tiro libero, di mettere palla, forse si rimbalza lei e non c'è nessuno, aia. No, ma invece va dentro. Va a realizzare 26 a 12 per Milano. Ha un fallo da spendere. Daniele Cinciarini, vediamo Sanders contro Padney, perde il pallone Padney e Milano ha 3 secondi che male da giocare. Coach Caserta non ha segnato negli ultimi 6 minuti e 15, quando Milano ha voluto difendere, ha difeso. Sì, ha difeso. 3 secondi, oh, tre lancio secondi, lungo palla lunga, Calnietis per McLean a realizzare. Che bella azione. Mamma mia, veramente... Posso dire una cosa dell'agnello disperato? Forse, tu cosa dici San? La più bella azione, certamente la più bella rimessa di Milano in 2 anni. Però devo dire anche che Caserta ci ha messo del certo. Suo. Ecco qua, rivediamo il replay con McLean che va fino in fondo. Ah, beh, ha fatto molto bene, 28 a 12 più 16, cosa è il parziale adesso? 18 a 0. 18 a 0, quindi difficoltà per Caserta. E noi ci fermiamo per la prima pausa, alla prima pausa tra primo e secondo periodo. Simon. Abbas più 16. Fatto la partita. Si riparte, secondo periodo di gioco, 28 a 12 per l'Olimpia, che in questo momento, è proprio il caso di dirlo, sta stritolando la pasta reggia Caserta, 18 a 0 di parziale negli ultimi 6 minuti del primo quarto. Oh. Adesso però la palla persa, coach, 28 a 12 per i milanesi, attacco pasta reggia. È troppo sufficienza da parte di Calnietes, che ha telefonato il passaggio, cioè non fatta molto bene. Cinciarini per Watt, che è l'unico riferimento offensivo in questa sera per ora per la pasta reggia. Molto bravo Cinciarini anche a entrare, traffico,
qualche contatto non fischiato, ha mantenuto la calma e la palla, bel passaggio. Milano ha inserito Simon che subito vuole entrare nella partita, subito va fino in fondo subendo il fallo di Giuri, un po' tenera Caserta in questo caso, è lunetta, Cruno Simon. Qua è un varco troppo grande in difesa, c'era tutta l'area di 3 secondi vuoto e in basket FIBA, come sai, non lo trovi mai, tu piuttosto trovi 16.000 persone dentro l'area di 3 secondi, vuoto mai. 16.000 persone e 32.000 braccia, esatto. Tanto per essere sicuri. Va a segnare il primo libero Simon, che la sensazione, a meno che la gara non si metta diversamente, questa sera dopo il Tour de Force dove ha giocato praticamente 30 minuti di gioco in 4 partite in 9 giorni, secondo me questa sera ne gioca pochi. Esatto, Simon è troppo importante per Milano e deve... qui fallo di McLean, che però posso dire una cosa, come allenatore dico bellissimo, ha cercato di fare un anticipo, ha appoggiato la mano al corpo della, ecco, dell'attaccante, qui il replay. Ecco qua, e qui, e forse ci stava al limite, sì, però bravissimo, bisogna anticipare. Il pallone per il tiro da 3 punti errato molto di Darryl Jackson. Milano corre già dall'altra parte, Calnieti sempre al limite. Al limite, troppe forzature Calnieti. Quel filo dell'equilibrio tra una palla persa e un assist fantascientifico. Ancora Darryl Jackson da 3 punti, questa volta va a segno. 5 per Caserta, questo inizio di match, anzi... sono 17 poi in totale, appunto 5 punti in questo inizio di secondo periodo. McLean vuole attaccare Watt con la mano sinistra, in equilibrio precario, bravo McLean, con tocco. Ma lui ha questo numero qua, ha convertito, 32-17, sempre più 15 per Milano. Che ha preso subito un buon vantaggio, ancora Simon sulle piste di Darryl Jackson, dentro Watt può ricevere il pallone. Bravo, però guarda se la telecamera è inquadrato. Nostro Sandro Pugliese ha intercettato la palla proprio con due mani, con una naturalezza. Sandro, bravissimo. Il passaggio era per me per andare a segnare. Esatto. Un assist a nostro Sandro Pugliese. Il pallone allora per l'Emporio Armani, che riparte con Krunoslav Simon. Dopo ti racconto una cosa, un paio di episodi per quanto riguarda Calnietis. Simon riparte con Cinciarini, che gioca pick and roll con McLean. Milano questa volta senza troppa convinzione, poi va ancora sotto da McLean, fa saltare un paio di avversari e poi con questo tiro dove galleggia, galleggia in aria, sempre a trovare 2 punti. Hang times, speso in aria. Calnietis, dopo, quando abbiamo un time out o qualcosa, ti racconto un paio di cose. E Calnietis si trova con Watt e questo non è bella per Milano. Infatti prova a chiamare un cambio, il cambio difensivo non arriva e Mitchell Watt va a realizzare. Calnietis parla con McLean, però malinteso lì, finisce Calnietis e non ha difeso bene su Watt. E Milano aveva doppiato praticamente Caserta sul 34-17. Calnietis per McLean, buona circolazione di palla, extra pass, perfetto per Simon. Per lui questo è più facile che segnare un canestro da sotto. Esatto, veramente... Se dai più 18 per Milano, se dai questo Simon, lui non perdona. Bostic contro proprio Simon, esce dai blocchi, adesso vuole lavorare con Cisci in punta, fa saltare Sanders, poi il movimento intelligente del polacco. Sanders ha sbagliato, ha arrabbiato con se stesso, non d'accordo con l'arbitro, ma quando lui vede il filmato vedrà che fallo l'ha fatto. Scuota la testa ancora, ma... un giocatore deve dimenticare queste cose. Il pallone per Giuri, che attacca, palleggia, resto tiro cortissimo. E comunque non è facile per una squadra giocare contro una corazzata come l'Olimpia, che nei primi minuti magari ti ha illuso di potertela giocare, poi con un 18-0 di parziale ti ha fatto capire che non ce n'è. No. E qui sono di più 18 punti adesso e Milano ha la palla in mano, quindi... con il secondo quintetto in capo, nessuno di questi è stato il quintetto base. Simon ancora prova a lavorare con Bosti, che gli sporca il pallone in qualche modo. Milano con McLean prende la linea di fondo e va a fare fallo in attacco per una posizione molto competente dal punto di vista difensivo di Giuri. Molto bravo Giuri e molto forzato dalla parte di McLean, poteva saltare direttamente in aria. E qui Gadefors e Sosa
rientra per Caserta. Sosa Eged forse per Giuri e Jackson. Prova. Hai fatto il canestro da tre qui, quindi piccolo contributo l'ha fatto. Rimette il quintetto titolare dell'Agnello, che ovviamente ha una formazione molto più corta dell'Olimpia. L'unico giocatore non del quintetto è Cesci, che però è il giocatore che segna di più della Pastareggia con 15 punti a partita. Bostic in post contro Cagnetis, ancora per Michelvat nell'angolo. Gedefors buona ancora. Circolazione. Ecco. Buona circolazione di palla, ma sbaglia ancora Edgar Sosa, molto falloso a livello di percentuali in questo inizio di stagione. Simon vuole scaricare per Cinciarini. Cinci deve tirare, adesso tira. Eh sì, con questo palleggio è andato paradossalmente a fuori ritmo. Cinci ha sbagliato, doveva tirare subito. Sosa prende l'uno contro uno con McLean e il tiro è fuori. Bel tap-in di Watt, una correzione più che un tap-in, ma molto bella in aria, ha preso la palla. Svitandosi in area, rovesciando la palla, effetto sulla palla, molto ben fatto. 13 dei 21 punti di Caserta sono firmati dal suo numero 50, che però adesso si perde McLean, poi lo recupera. Sì, sì, McLean. E l'ha stoppato anche nettamente, peraltro. Entra Radulica. Ma ti dico una cosa, si potrebbe dire a Calnietes, fai una palla persa, esce e non entri più. Time out, allora, perché un anno, per dire queste, non sto criticando Rapids, per l'amor di cielo che non lo dica nessuno, ok? Però per dire, quando io ho fatto un anno, o tanto tanto non mi ricordo come ieri, all'inizio del campionato, passaggio schiacciato, intercettato, a un certo momento ho detto, ehi, chiunque faccia un passaggio schiacciato fuori la partita, compreso Mike, poi nessuno ha fatto. Neanche tentato, okay? Perché sapevano che l'avrei fatto. Un altro esempio. L'anno che era general manager a Bologna, 88-89, Bob Hill diceva al grande Renato Vilalta, che non prendeva all'inizio tanti rimbalzi. Diceva, Vilalta, se tu non prendi 5 rimbalzi, non fai in quintetto la partita successiva. Vilalta, fai conto, ha preso 10, ok? La partita successiva. Vale ancora Vilalta. E Vilalta da lì, bravissimo Hill e bravissimo Vilalta. Quindi se fai una cosa così, il giocatore risponde. E siamo pronti a tornare sul parquet con l'Olimpia, che ha un buon vantaggio da gestire, 37-21, e Olimpia che senza Machvan prova a dare, a aumentare il minutaggio a Miroslav Radulica, che finora quando è stato in campo ha sempre giocato tra i 12 e i 15 minuti e in questo caso dovrebbe giocare tra i 12 e i 15 minuti già a fine primo tempo. Sì. E Milano ha bisogno di rimettere in forma il suo Big Ben. Ah sì, minutaggio importante. Fuori dai blocchi Sosa proprio contro Cinciarini, la palla dentro per Watt, bravo Radulica a sporcare la palla, ma ancora Watt che va a scaricare nelle mani di Bostic a segnare da tre punti, e Caserta però ci vuole provare a stare. 37-24. Quando Caserta, sono meno 13, sposta la palla, risultati sono positivi. Radulica, la palla dietro, che magia per Krunoslav Simon. Ah, è loro due. Grande intesa fra di loro, hanno parlato un attimo loro fra insieme prima. Di nuovo Bostic, jump dalla media, perché adesso well, di Joshua Bostic. Un po' incertezza dalla parte di Sanders, che doveva cambiare aggressivamente su di lui, lasciato Bostic una frazione di spazio e l'ha approfittata la grande, palla dentro. Radulica contro Watt, adesso vuole lavorare in uno contro uno, se lo porta dentro, ha un vantaggio fisico clamoroso, coach, peserà almeno 20 kg in più. Amen. E Watt non è un giocatore piccolino. No. Ma Radulica di nuovo il pallone per Gede, forse il mancino Watt a tirare da tre punti, aiuto. Però questo in attacco ci sa giocare. Sì, e qui hanno fatto loro Radulic il passo indietro per aiutare, lasciando Watt fuori, e questo è il risultato. 16 punti per Watt, 5 su 5 da 2, intanto canestro e fallo di Radulica, 5 su 5 da 2, 1 su 1 da 3 di Watt. Per Milano però il 2 più 1 di Radulica, adesso con il tiro libero da trasformare, Milano rimane comunque in linea di galleggiamento. Esatto, quindi sono più 14, adesso va per più 15 con il tiro qui libero. Vediamo nel replay il contatto evidente del numero 50 casertano, e anche a Radulica comunque per ora 100% con 3 su 3 da 2 punti, e a segno anche questo tiro libero, 7 per lui. Lui ha mani educatissime,
Radulic, ok? Lui deve mettersi in forma fisicamente con il minutaggio, al lavoro, eccetera, così, lì, un po' fuori forma. Ancora deve lavorare per contenere, in questo caso dai pick and roll, Bostic contro Sanders, questa volta il tiro è corto, Milano corre con Simon Calnieti, scusate Cinciarini, Simon extra pass per Abbas, ma che bella azione, coach. Mamma mia, uno dei migliori contropiedi dell'anno è Abbas, che sta letteralmente facendo le cose favolose, poi ne ha 13 punti. E contropiede con tanto di inversione di lato. Ha un grande segreto, eh? Il pallone di nuovo per Caserta con spazio ancora per Oleksandr Cish che risponde al fuoco da tre punti. Quando Caserta fa circolare la palla, loro sono bravissimi a farlo. Cinciarini, il pallone di nuovo per Abbas, Radulica tocca la palla per secondo Martolini che insieme a Calbucci e Sain compone la terra arbitrale. Doppio cambio per Milano, Pascolo per Sanders e Hickman per Cinciarini. E Radulic deve stare molto attento con il trattamento di palla. Questo vuol dire che non è in grande forma, perché lui ha veramente le mani. Ti ricordo le Olimpiadi di quest'estate, mica tanto tempo fa, ha giocato benissimo per la Serbia. Per Caserta invece è entrato Padney per Mitchell Watt. Partita perfetta la sua, 16 punti. 20 di molto valutazione bene, in 12 minuti, potrebbe anche sedersi fino a fine partita e avrebbe comunque fatto il suo. Esatto, veramente bravissimo, loro MVP assolutamente. 47-32 il punteggio a 3 minuti alla fine, Milano ancora con il suo attacco atomico visto che al 17esimo ne ha già messi 47 in cascina. Il pallone per Sosa, extra pass nell'angolo per il tiro da tre punti di Padney, l'errore, rimbalzo Hickman, Milano prova a tenere alto il ritmo, Hickman vuole puntare Sosa, poi va da Radulica, arriva fallo in attacco su Miroslav Radulica e ripesa non gradisce. Secondo me, vediamo il replay, può essere di tutto, l'arbitro parla con Repes adesso. Non abbiamo visto prima, però io non condivido la decisione. Però quando tu sei duro, sei grande e grosso, sei visibile e devi stare attento come fai le cose. E qua sono quei 20 kg di differenza di cui parlavamo prima, che certe volte non ti fanno sentire le botte e fai canestro e fallo. Altre volte però sono fatali perché gli avversari non tengono il contatto e sembra che tu li hai spinti molto di più di quello che hai fatto realmente. E lui deve sapere questo. E bisogna gestire anche in questo senso il proprio corpo. Intanto Sosa perde una bruttissima palla per Caserta. Va in entrata, sì, va una Vespaia lì e viene stangato. Hickman, Pascolo, Radulica, Abbas e Simon per Milano. Dall'altra parte Gede, Forcis, Padre Sosa e Bostic per la formazione di Caserta. Poi il pallone per Abbas che va a realizzare. Che roba che sta facendo lui questa sera. Ne ha 15 punti e neanche all'intervallo. Che è una roba impressionante questa sera. Da tre punti il tiro di Sosa fuori misura e Pascolo che prova a correre Hickman a tutto campo, il passaggio per Abbas, questa volta chiuso la difesa di Caserta, torna da Simon, si butta dentro, ancora un buon raddoppio dei casertani, Abbas nelle mani di Bostic, poi alla fine però la palla di Milano 9 secondi. Dell'Agnello dice che Abbas ha tagliato fuori sul giocatore, fallo tecnico dell'Agnello. Sandro non doveva protestare tanto perché Era un gioco che si poteva essere, ovviamente l'ha fatto, però Dell'Agnello ha protestato, Hickman batterà il tiro libero, rimessa Milano. Time out campo. Sul campo Dell'Agnello molto nervoso, 1.53 al termine, 49-32, Milano rimane assolutamente in controllo, Caserta però forte del suo ottimo inizio di stagione con 3 vittorie su 4 partite, sta giocando una partita onesta e prova a sfruttarla come un ottimo allenamento. E loro veramente, queste 3 vittorie hanno compiuto veramente un piccolo capolavoro, ok? Perché forse 3 sorprese, se vogliamo dire, loro non sono stati favoriti in nessuna partita qui. Assolutamente, la formazione casertana che nelle ultime stagioni si è sempre salvata all'ultimo istante, oppure c'è stato anche un anno che ha
usufruito del ripescaggio. In questo caso invece vuole provare a fare una stagione un pochettino più tranquilla, proprio come quella quando c'era Jumaine Jones a vestire la maglia di Caserta e tornarono un po' agli albori degli anni Ottanta con Milano Caserta in semifinale, vinta peraltro da Milano non proprio facilmente. No, non facilmente, ma io ti dico, l'anno che io sono tornato, ti ricordo il debutto mio qui è stato proprio al Forum contro Caserta, Pino Sacripanti, Jumaine Jones, una signora squadra, abbiamo sofferto tantissimo, poi abbiamo vinto alla fine, ma una partita come dei vecchi tempi. Poi io 86 finale contro Caserta, 87 finale con Caserta, quindi ne ho dei ricordi indelebili per questo mitici allenatore. Ricky Hickman's by Tanjevic, Marcelletti, veramente una squadra allenata da Dio. Ricky Hickman, dopo che ha sbagliato il punto numero 50 per l'Olimpia, intanto chiacchierata animata tra Repesa e Sanders sul cubo del cambio. Simon nell'angolo per Pascolo che prende, spara da tre punti, a segno da Pascolo, più non è 20 da lui. Milano. Non è più 20, 52-32 Pascolo che ha questo tiro ma non lo tenta tante volte. 52-32, adesso ancora ci esce da tre punti, stimolato dalla non difesa di Radulica. E Radulica non vuole uscire, però sarà meglio. Torna a 17 punti di distanza, Pascolo vuole giocare con Radulica che attacca. Cesce sbaglia questa volta il rimbalzo del polacco e allora prova a correre di nuovo Cinciarini a un minuto esatto dal termine nell'angolo. Patney col piede sulla linea, anche un po' sfortunato devo dire. E dell'agnello fuori delle grazie divine con il suo giocatore. Succede spesso e non dove... E Radulic ha giocato 5 minuti questa volta che è qualcosa. E lui ha bisogno di queste partite, minutaggio. E adesso configurazione mai provata per ora per l'Olimpia, con Pascolo da 5, Sanders da 4, Sanders subito imbeccato da Pascolo a realizzare la tripla e Repesa dice, bravo a dargli lo stimolo giusto anche dalla panchina. 55-35, fallo tecnico a chi? A Repesa fuori dal box e qui Sain evidentemente già ammonito. E dell'agnello critica gli arbitri per questo, dice non avete capito un H. Evidentemente già richiamato Repesa, no, però tecnicamente hanno perfettamente ragione, ok? E Yasmin quando vede il filmato dirà, ok. Cincerini piazza il tiro libero, rimesso, avevano già la palla, quindi costa un solo punto. Un punto. Però Repesa. Devo pensare che un arbitro dell'esperienza come Sain, se ha chiamato una cosa di questo tipo è perché non gliel'ha detto una volta, ma gliel'avrà detto 4, 5, 6 volte, perché sennò non è proprio da lui. Nel frattempo il pallone per Hickman che prova ad attaccare, ma si malintende con Simon. Doveva passare prima Ricky, ha fatto un altro palleggio, era troppo davanti a Simon, passato all'altro invece doveva passare prima, sarebbe stato perfetto invece. Non eseguita bene, più 19 per Milano. Ultima azione per la Pastareggia con Sosa che vuole andare fino in fondo. 12 secondi, Edgar Sosa attacca, 55-36 per l'Olimpia, il tiro da tre punti di Cish, completamente fuori misura, rimbalzo tempo Simon, ce n'è. 5 secondi, può andare fino in fondo, cespica un po' nella palla, poi tira col terzo tempo da tre, non va a segno. Quasi. E all'intervallo si va sul 55-36 per l'Olimpia Milano.
35-36 per l'Olimpia Milano contro la Juve Caserta, in un primo tempo molto bello soprattutto per l'Olimpia, dove Caserta ha provato a tenere il passo senza riuscirvi, e adesso Hickman va a realizzare il primo canestro della ripresa, più 21 per Milano. Yeah, bel recupero di Pascolo, molto attento lui a queste braccia lunghe, e ha fatto un bel passaggio, e Hickman con grande accortezza sapeva dove c'era la difesa e appoggiata per non beccare la stoppata, più 21 per Milano. Milano sta sfruttando tutte le palle perse. 57-36, il massimo vantaggio per l'Emporio Armani, che in un paio di occasioni era stata a più 20, adesso ha scollinato anche il più 20. Alexander Cish, palleggio, arresto e tiro completamente fuori misura, prova a correre di nuovo Hickman, che va a lucrare, in questo caso mi sento di dire, il fallo su Marco Giuri, andando a procurare il contatto, e lo vediamo qua nel replay. Anche questo è allenamento. C'era ovviamente, però avrei come allenatore voluto vedere Hickman non subire il fallo, continuare con il contropiede. Abbas di nuovo torna per Pascolo, che prova ad armare la mano dolcissima di Radulica. A Pascolo ha fatto già due assist in questo terzo quarto, giocando molto, ma molto bene. E migliora l'intesa anche tra i due giocatori, con Radulica che va a realizzare l'undicesimo punto della sua partita. Watt invece è una macchina questa sera. 6 su 6 da 2, 1 su 1 da 3, e Radulica, 18 punti. 18, e Radulica fa grande, non solo Radulica, ok? Una grande fatica. Il pallone di nuovo per Pascolo nell'angolo, Dragic da tre punti, in e out, rimbalzo di Mitchell Watt, di nuovo il pallone per Sosa, che viene preso da Dragic sulla rotazione difensiva, ancora Watt contro Radulica, il giocatore serbo prova anche, colto nell'orgoglio, a fare qualcosa in più in difesa. Abbas, rimbalzo importante per Avudu Abbas, che poi regala la palla a Joshua Bostic, che primo va grave errore di lui. Passaggio schiacciato, disattento, molto ben sfruttato da Caserta. Errore veramente di ABC l'ha fatto. E coach, esattamente come con Brescia, Milano sta lavorando tantissimo chiudendo l'area, e Caserta ha fatto solo 12 tiri da 2 e 18 da 3. Ah, certo. È successo con Brescia, è successo anche col Darussa Faca. Quindi comunque sembra iniziare a essere una scelta di Milano, magari concedere qualcosa in più sul perimetro. Esatto, chiudere l'area, o come dico lì, riempire l'area. E anche a rimbalzo sta dominando Milano, 21-10 il computo dei rimbalzi nella partita. Intanto Pascolo prova a sporcare la palla, extra pass nelle mani di Sosa, va fino in fondo, poi Watt sotto canestro, 7 su 7 per Mitchell Watt, 59-42. Allora la meno 23, meno 17 adesso, giocano anche molto bene, molto attenti, ok? Non hanno staccato la spina. 6-0 di parziale, Pascolo però si beve tutti, ha anche una tenuta del perno davvero incredibile. Esatto, dalla e lui ha affrettato il tiro per non permettere loro di stoppare, molto ben fatto tecnicamente dalla parte di Abbas. 5 punti per Davide Pascolo nell'angolo, con spazio tiro. Giuri da 3 punti, e Dell'Agnello applaude, lui sa che per loro è difficile vincere questa partita, ma non vuole uscire veramente sconfitto male, vuole usciamo con dignità, ottima idea. E ci sta comunque che sul calendario la partita di Milano sia quasi data su, tra virgolette. Nel frattempo gioco a due, Radulica, Dragic, e coach, non è la prima volta che vediamo questa volta. Loro hanno una grande intesa fra di loro, più 18 per Milano, 6-3-4-5. Qualche distrazione per Milano però, e Caserta molto attenta. Anche perché spesso l'idea, tanto Bostic tira e sbaglia da tre punti, è che quando la palla Radulica, la difesa si aspetta un uno contro uno del serbo, e lui è bravissimo anche a rinunciare a questa situazione e dare la palla ai compagni, che poi gliela ridanno. Va a schiacciare, time out dell'Agnello, e 13 per Miroslav Radulica in 13 minuti. Esatto, e 3 assist già in questo quarto di Davide Pascolo, che sta giocando benissimo. Milano si riprende il più 20, 65-45 al 24esimo, punteggio altissimo, e questa è un'altra nota lieta, perché se la difesa, soprattutto in Eurolega, sta facendo fatica, in attacco non si può chiedere di più. Il modo di battere il Real Madrid ovviamente poteva essere quello di non subire 101 punti,
però intanto 90 punti fatti al Real Madrid, esatto, non sono pochi, 99 al Maccabi, 80 in trasferta all'Olympiacos, sull'attacco ci siamo. Ah, esatto, allora Milano e Nero Lega, e ci sarà la prova giovedì a Bamberg, a Bamberg, okay, e contro diversi ex, ok, Niccolò Melli in campo, Andrea Trinchieri in panchina, partita molto ma molto interessante. Sì, Eurolega è un'altra marcia, ok, bisogna veramente difendere diversamente che qui in Italia. Subire 101 punti non è, è clarissimo. Intanto il nostro coach a dare saluta la mano, l'arbitro Martolini. Martolini, che ovviamente suo padre arbitrava con il Napoli negli anni 70-80, grandissimo. Martolini, Fiorito e Martolini, la grande coppia. Avevamo dei grandissimi coppie ai tempi, grandissimi, ok? Zanone, Gorlato, Vitolo, Durante. Oh, grande circolazione adesso di Caserta. Bostic, Radulica è più attiva adesso. Bostic rompe il pick and roll su Radulica, che prova a fare qualcosa in più, non è molto abituato, mi sembra, alla situazione dello show, all'aiuto e recupero, yeah, è più abituato al contenimento, infatti è arrivato subito il fallo. Certo. E qui rimessa per Caserta, prima fallo di squadra di Milano. E adesso contiene, infatti riesce a lavorare molto meglio in difesa su Sosa, ma Caserta ha dei lunghi che si aprono molto bene, quindi se Radulica deve contenere la penetrazione e la palla va fuori, come è successo, Cish è libero di segnare da tre punti. Molto, molto bravi, ok. Però è evidente che Radulica può lavorare meglio in difesa, ma non può fare davvero tutto. No. Nel frattempo Pascolo aveva pescato in modo perfetto Dragic, ma era arrivato prima il fischio su Radulica. Now, well, io devo dire questo qui, che Yasmin Rebic ha fatto bellissimo. Qui sono 5 giocatori nuovi della squadra quest'anno in campo, ok? E si sono inseriti bene. Questo vuol dire non solamente Rebic, ma anche Mario Fioretti, anche... Ho qui buona circolazione, bellissimo. Bravo Radulica, perda da Pascolo. Prima Pascolo, tu Radulica, e adesso Radulica, tu Pascolo. Esatto, veramente, tu passi a me, io passo a te, molto ben fatto. Sosa di nuovo per Cish, lavora di nuovo con il consegnato per il dominicano. Bostic contro Dragic, ancora Edgar Sosa, vuole attaccare Abbas, il pallone per Giuri, fa saltare Abbas da tre punti, Marco Giuri fuori misura, Tepaudo nelle mani di Podnei, spazio per Bostic che trova bene Cish, arriva la stoppata, ma il polacco è ancora lì e realizza bravissimo Cish, l'undicesimo punto della sua gara. Esatto, insistito, veramente non ha mollato la presa, ma molto bravo. 67-50, Abbas, la palla per Dragic, di nuovo il consegnato con Radulica, ancora Dragic per Radulica, qui la palla un po' bassa per un colosso come lui. E anche un po' davanti a lui, quindi qualche cambio per Yasmin Rebic. Jamal McLean. Radulica gioca 5 minuti alla volta o 6 minuti, aveva più di 10 all'intervallo, adesso si è fatto altri 5, 15 minuti di gioco. Veramente così. 13 punti, 6 su 7 da 2, 1 su 1 ai liberi, 4 assist. Un po' meglio, assolutamente. Piano piano. Yeah. Il pallone nelle mani di Bostic ancora, prova a fintare il tiro, poi si butta dentro. Pascolo è bravo a rimanere su di lui. Bostic lancia in aria una preghiera, in qualche modo il pallone toccato da McLean. McLean. Rimbalzo per Caserta. Però non nessuna critica, perché McLean stava andando per la palla con grande impegno. Uno che si impegna, bisogna applaudire. Più 17 per Milano, 6-7-5-0, e mancano meno di 5 minuti in questo terzo quarto a Milano al Forum di Sacco. Rimessa laterale Caserta. 4-41 al termine. Sosa lavora con il blocco su Alexander Cish, ancora sfidato al tiro. Padre, bella circolazione di palla della Pastareggia, che infatti trova la tripla con Bostic. Qui utilizzano molto bene gli angoli, coach. Molto bene. 14 punti, scusatemi, di vantaggio, era 23, ok? Eh sì, Caserta ha realizzato 17 punti negli ultimi 3 minuti e mezzo. Milano ha un po' mollato in difesa, in questo caso perde un altro pallone. Pascolo prova a rubarlo, sarebbe stato una prova incredibile. Quasi. La palla dentro per Podnei, time out. Repescia! Ottima rimonta di Caserta, che si trova meno 12 da meno 23 in un quarto recuperato. Erano in questo quarto meno 23. In 4 minuti 19-8 di parziale. 11 punti di differenza. Ecco, rispetto all'anno scorso,
come dicevamo, coach, che magari Milano prendeva i 19-0 anche, e che comunque con quegli 8 punti segnati lo scarto rimane comunque significativo. Esatto, cioè, però Milano deve stare attenti con questi piccoli blackout, queste pause. Qualche volta blackout, l'anno scorso dei blackout, ok? Quest'anno dei veri blackout, no, qualche pausa. E poi, come dicevamo, in Eurolega non si può. Poi il Real Madrid è stata una grande scuola, se posso dire, per tutti quanti, per come si deve giocare in Eurolega, o diciamo ad altissimo livello. Un'altra cosa di Real Madrid che ti fa impressione, abbiamo parlato di questo qui, atteggiamento, cioè non si scompongono per niente. C'era fischiato il fallo antisportivo a Felipe Reyes, alzato sopra ciglia, ha fatto un sorriso ironico e dato avanti, cioè come niente proteste, niente, loro non si scompongono, non si distraggono per nulla, veramente una squadra che sa fare. E adesso il pallone è per l'Olimpia che schiera Pascolo McLean sotto canestro, Calnietis in regia assieme a Hickman con Abbas a completare il quintetto. Caserta invece con Giuri, Cinciarini, Gedefors, Patrie e Bostic. Il pallone per Hickman, vuole attaccare Pascolo, va fino in fondo, poi lo scarico per Calnietis in qualche modo. McLean contro Giuri, vuole attaccare fino in fondo. Jamel McLean, canestro importante. Ma è importante, forzato, però è importante. E Milano torna a più 14, Jamel McLean. Uno contro uno, veramente con lui ha questa forza di volontà. Okay. E in doppia cifra anche McLean con 11 punti, 69-55. Il pallone per Podrei sulla linea di fondo, Abbas lavora bene in aiuto. 4 secondi solo per la pasta regia per andare a tiro. Per tirare. Sanders per Pascolo nel frattempo. Pascolo ha giocato molto, ma molto bene. Già 3 assist, altre cose. Ma lui è un giocatore, definisco io, positivo. Il pallone, io una volta descrivevo questo tipo di giocatore invisibile, cioè non noti niente, alla fine guardi lo score e fatto tutto. Palla sporcata da Hickman, Milano vuole correre con Abbas che dà il pallone a Calnietis, bravo Calnietis, con l'Eurostep realizzare in terzo tempo. Spezzato la difesa in due, Milano torna più 16 dopo il time out, il Raptors è 4-0. Il pallone di nuovo per Padney che va a svitarsi con un bel tiro dalla media, che canestro da due, cioè proprio molto forzato, ma cosa si può dire, ha una mano veramente ottima lui. Il pallone di nuovo per la formazione milanese, Abbas da 3 punti a segno, e coach, Abbas sta facendo una partita straordinaria, 18 punti, 5 su 5 da 2, 2 su 2 da 3, 2 su 2 liberi, 5 rimbalzi, 2 recuperi, 2 assist. Eccezionale. E alla fine Giuri, dopo quasi una frazione di 8 secondi, dopo quasi una palla persa, ha fatto un slalom, un coast to coast per segnare per Caserta, ha fatto molto bene lui. Il pallone per... Doveva passare Hickman, invece non ha passato. Pochi secondi adesso, 6 secondi. Ancora Abbas sotto per McLean. Passi di McLean. McLean arrabbiato con se stesso. Molto arrabbiato con se stesso. L'ha fatto. Simon si prepara per entrare per Abbas. Abbas molto bene. Forse Yasmin Repesce voleva sapere cosa mi può fare Abbas, infatti faccio partire il quintetto base, ha avuto una bella risposta, non ci è andata molto bene, ma Simon in campo adesso, molta esperienza per Milano. Di nuovo Cinciarini con Gedefors che attacca fino in fondo, Milano un po' pigra in questo caso in difesa, e Cinciarini sbaglia però da 3, allora Milano con Simon prova a cambiare passo. Hickman, il pallone nelle sue mani con il pick and roll in punta usato da McLean che riceve adesso. Bravo Gedefors, ha deviato il passaggio troppo pigro. 3 contro 2 per Caserta, Hickman bravissimo a strappare il pallone. Adesso il ritmo
frenetico Simon dall'angolo, stoppato da Victor Gadefors. Yeah, molto bravo Gadefors, e Simon ha rallentato un po' il tiro e ha pagato con una stoppata subita. E qui rimessa di Hickman, e Milano a 18 secondi, un minuto dalla fine di questo terzo quarto, e sarà Sanders a riconsegnare a Simon. Vediamo che Simon chi pesca qua. Il pallone per Sanders da tre punti, storto a rimbalzo Caserta, è più lesta di tutti, partita che si sta un po' addormentando. Yeah. Con Giuri. Repesh non molto felice, con lui ha mani sui fianchi, così vuol dire che ha qualcosa da dire. Il pallone di nuovo per Caserta con sotto il taglio di Gadefors a realizzare ultima azione per Milano nel quarto. 13 punti di margine qui, e Caserta con molta diligenza, molta pazienza, facendo un ottimo, ma ottimo terzo quarto. Milano forse troppo sicuro, più 23, si sono rilassati un attimo, ha pagato caro. Ultima azione per l'Olimpia, 6 secondi, McLean tira fuori equilibrio, va a prendersi il fallo che lo manda con due tiri liberi. Yeah. 8 secondi dalla fine del quarto, Caserta avrà l'ultimo tiro, però Milano più 13 avrà due tiri liberi, Jamal McLean. E qui un cambio, Ricky Hickman esce e entra Andrea Cinciarini, fratelli Cinciarini in campo. McLean, 8 secondi e 16 al termine. McLean a realizzare il tiro libero. L'anno scorso non era esattamente un punto di forza per McLean. Tiro di qualche partita faceva 6 su 6, le altre 1 su 6. Infatti qui 1 su 2. 7 secondi per Caserta, fino in fondo. Accompagnata di Giuri. Probabilmente l'ha fatta molto arrabbiato con se stesso. Infatti tutti stanno indicando Paleccio accompagnato, è stato così. Il pallone 4 secondi 77, Calnietis vuole attaccare, c'è Simon per buttarsi dentro, la finta, alza la parabola. Il suo tiro è arrabbiato con se stesso, e generalmente lui è micidiale questo tiro. 75-61 più 14 Milano dopo tre quarti. Era stata anche una bella idea, ma non è andata a segno. Allora finisce qua il terzo periodo, 75-61 per Milano. ...94-55 valutazione. Arrivata quasi anche il verso il cappello. Paolo, corre indietro e vai a fare canestro. Forza, ed accompagnato come al guinzaglio, poverino. Forza Elena, forza, veloce, veloce, veloce Elena. Elena con calma, Forza, forza, prova a fare sto accidente. Elena, Elena, se vuoi tirare. Abbiamo ancora il replay qua. Si riparte, ultimo periodo di gioco, 75-61 per l'Emporio Armani. 10 minuti in cui Milano può gestire il vantaggio, facendo però attenzione. Direi di sì. Caserta
giocando dignitosamente dopo aver subito il meno 23, è entrato in partita. Oh, Simon libero. Sbaglia però, tiro troppo piatto in questo caso per Simon. Non da lui. E allora di nuovo il pallone per Cinciarini. La palla dentro proprio per Daniele Cinciarini. Milano pigra. Assolutamente. Anche in questo caso. E Caserta con, se non sbaglio, il vecchio schema di Tanjevic e dell'Agnello che conosce perfettamente. Fine canestro completamente da solo per Daniele Cinciarini. Sanders contro Padnelli, vuole tirare sulla faccia. Tiro pigro in questo caso dell'Olimpia, che non deve permettere a Caserta di poterci credere. No, perché comunque sono 12 punti. 12 non punti, si fanno canestro 3, qui meno 9. Il pallone è proprio per Marco Giuri e Caserta vuole provarci a stare in questa partita. Watt contro Cagnetti, prende la linea di fondo, lo scarico, bravo Cinciarini a rubare la palla, fallo di Giuri per fermare Milano. Cinciarini, grande lettura. Ma la cosa di Raheem Sanders qui, che lui l'anno scorso, quando è stato MVP della Coppa Italia, MVP del playoff, ha lasciato le partite venire da lui, adesso sta forzando un pochettino le entrate, i tiri eccetera, prende quello che c'è. 8 minuti e 40 al termine dell'ultimo quarto, 7-5-6-3 per l'Emporio Armani, Calnietis contro Cinciarini, 6 secondi per andare al tiro, c'è sotto Simon che si gira, poi la palla sotto con il contagiri per McLean che subisce fallo e va in lunetta con due tiri liberi. Well, grande pazienza di Milano, tutti era toccata la palla, meno Sanders, e alla fine proprio subendo un fallo con 2 secondi da tirare, è stato Jamal McLean, buona circolazione della palla. È un buon passaggio di Simon. E McLean in lunetta a realizzare anche questo tiro libero. 3 su 4 per lui dalla lunetta, 5 su 6 da 2, 13 punti. Un'altra buona prestazione per McLean che evidentemente... No, molto positivo quest'anno, molto, molto. Ha lavorato, perché se l'anno scorso la palla non entrava, quest'anno entra con continuità. O ha lavorato o comunque mentalmente molto più pronto. Assolutamente, e si vede che lui... ha cambiato, cercato di modificare il tiro. Calnetis il fallo contro Cinciarini, l'altro Cinciarini che cercava di evitare il contatto. Daniele Cinciarini, Milano Andrea e numero 20, Daniele Cinciarini, numero 10 per Caserta in bianco. Gade Force, la ricezione nelle mani di Cinciarini che prende, spara da 3 punti, questa sera non gli entra niente a Cinciarini, che peraltro ha fatto solamente 3 tiri nella gara, e poi Raheem Sanders e bravo Mantas Calnietis. Da questa volta sì. Ecco, c'è sempre quel sottile filo, e che quando quel passaggio viene sono 2 punti. 2 punti, e molto bravo anche Sanders a ricevere e convertire. L'azione più 16 per Milano, 7-9 a 6-3. Riprende quota l'Olimpia, Watt va a fare infrazione di passi, bravissimo McLean. Sì, bravo McLean, e Watt ha cercato di cambiare posizione di piedi, è fatale, soprattutto se tu sei dentro l'area dei 3 secondi, il metro di arbitraggio cambia, non c'è niente da fare. E allora torniamo in cronaca diretta con la ricezione in punta di Simon, che alla fine i suoi minuti li ha giocati senza problemi, anche se ovviamente qualche cosina in meno rispetto al solito. 14 minuti quando ne mancano 7.33 al termine del match. Cagnetti sta 3. Storto in questo caso, rimbalzo in stereofonia tra Padre e Watt. E McLean vorrebbe rubare. E se fosse stato lì Sanders, un pochettino in anticipo, ma non c'era. Il pallone per Podney, bravo McLean, presente a rimbalzo, più presente di lui però Mitchell Watt. E Sanders doveva rientrare, non l'ha fatto. Watt che peraltro sembra che tiri solo se è certo di fare canestro, 8 su 8 da 2, 1 su 1 da 3, prestazione davvero ai limiti della perfezione per il pivot casertano, mentre Raheem Sanders qui di forza letteralmente straripante. Esatto, è un atleta strepitoso lui. Watt di nuovo proprio contro McLean, che bravo il pallone, McLean. Contropiede McLean, il fallo di Raphael Padney che manda in lunetta McLean e non ci Sanders stava a prendere la schiacciata. Bel recupero, un bel passaggio da 5 McLean, che voleva fare una schiacciata spettacolare senza riuscirci.
timeout Caserta. Dell'Agnella vuole parlarci sopra. E vuole fare in modo che questi ultimi 6 minuti e 42 siano utili per la crescita della squadra in vista della stagione. Sandro, sono sotto di 16, ma dopo un qualche minuto di difficoltà, soprattutto la parziale del 18-0, ok? Per il resto stanno a giocare una partita dignitosa. Capisco perché questa squadra che veramente è molto attenta, molto concentrata sempre sulle cose, come possono avere un record tra i vinti e una persa, perché loro sono veramente su ogni azione con grande applicazione mentale e grande determinazione. Cioè è una bella squadra, ok? Quindi vanno lì e non ti regalano niente, sono sempre concentrati. Poi se l'altra squadra è più forte come lo è Milano, subisce un parziale 18-0. Non si può fare questo, togliendo questo qui sono sopra di due. È ridicolo ovviamente dirlo così, però è così. E loro ovviamente, se, come dicevi tu, se riescono a non subire mai un 18-0, ma in 18 punti fai 12 miliardi, 6 per te, allora è un po' diverso. Oh, 18, ma noi facciamo 8, è un po' diverso la cosa. Il pallone nelle mani di Jamal McLean, di nuovo in lunetta. Due liberi. 14 punti per lui, che in Eurolega dovrà dare, intanto sbaglia questo tiro libero, ancora di più il suo contributo, visto che Machvan ha qualche problemino che potrebbe negargli innanzitutto la trasferta di Bamberg, qualche problema ho sentito muscolare. Che Machvan non giocherà. 1-2 per Jamal McLean, che tornerà poi in quella arena tedesca dove da avversario con l'Alba Berlino fu votato miglior giocatore della Bundesliga stagione 2014-2015, prima di arrivare proprio a vestire la maglia dell'Emporio Armani Milano. Cincerini contro Cincerini. E Watt sbaglia il primo tiro della sua partita. Contro piedi Milano. 8-2-6-5 per l'Emporio Armani. Simon tiene il palleggio aperto. Arriva Sanders a bloccarlo. Tanto Simon. Calinetis in punta per McLean, c'è spazio per Sanders, il tiro da tre punti, fuori misura, rimbalza McLean. McLean fa la finta, su Cisce, si butta dentro, non comprende Sanders. 3 contro 2 per Caserta, che con Oleksandr Cisce va a realizzare il meno 15. Gli hanno sciupato Milano, ha un'occasione lì un po', Accademia lì, quindi... Il pallone per Krunoslav Simon, si butta dentro, poi riapre per McLean, bella lettura nelle mani di Cinciarini che attacca, poi il jump nel cuore dell'area, segno, sì. Andrea Cinciarini. Lui ha questo numero qua, Repesce prepara Fontecchio e forse Radulic, bel canestro. E anche Pascolo mi sa, triplo cambio sì. Pronto per i biancorossi a 5 minuti alla fine, 84-69. Per l'Emporio Armani, duello tra i due fratelli Cinciarini sul parquet. Adesso è il capitano milanese Andrea a lavorare dal palleggio, prova a buttarsi dentro, poi riapre nelle libero. Mani di Sanders, ancora in e out, rimbalzo McLean che adesso rimbalzo d'attacco è un fattore. Simon contro Watt, lo vuole attaccare in uno contro uno, poi va dallo stesso Cinciarini che attacca suo fratello, poi si butta dentro, deve trovare uno scarico per Simon dalla media e per lui è troppo molto facile. Molto bene Cinciarini che ha trovato uomo libero e Simon posizione giusta, tiro giusto, canestro. Di nuovo Sosa, adesso il fallo di McLean per far andare il triplo cambio. Sanders esce, uno deve uscire ancora, Simon. Rimangono Cinciarini e Calnietes. Il pallone è nelle mani. Più 17 mancano. Della Pastareggia. Esatto, 4:40 a giocare che nei Repesce. Vuole anche lanciare un pochettino Fontecchio, sai, 4:39 dalla fine. Generalmente lui gioca con 39 secondi dalla fine. Questa volta di più. Sosa. Ancora l'uno contro uno del Dominicano nelle manone di Pascolo. Fallo antisportivo. È arrivato qua l'anno scorso. Era un fallo tattico, quest'anno è fallo antisportivo. Assolutamente e approvo al 100% questo. Lo rivediamo qui nel replay perché è vero che era davanti, ma non ha fatto nulla per giocare la palla. L'unica intenzione era fermare il contropiede. Due tiri liberi e la palla.
sbaglia però questo tiro libero, 10 su 16 questa sera per l'Olimpia, per fortuna che una percentuale più bassa e libera rispetto al solito non ha comunque creato problemi. No, la Milano deve sempre stare attenzione. 1 su 2 e sono adesso a più 18, 87-69, 4-30 dalla fine. Vediamo se Fontecchio riesce a fare qualcosa, ragazzi, che ha avuto grande potenziale, poi deve uscire ancora. Eccolo qua col primo pallone della sua partita a servire Radulica. La ricezione di Cinciarini contro Cisce, la scarico nell'angolo, malinteso. Pascolo Fontecchio, Pascolo l'ha lasciata per farla prendere a Fontecchio, Fontecchio si era spostato perché pensava la prendesse Pascolo. Esatto. E allora Caserta ha un'occasione per scollinare i 70 punti, 87-69 in favore dell'Emporio Armani Milano. Cinciarini per Cisce che poi va a servire Sosa da 3 punti, Rafael Padney a segno. Wow, ottimo, sono arrivati 9 punti per lui con la prima tripla della gara. Sono a meno 15 adesso, mancano 3, un po' meno di 4 minuti. Cinciarini intanto si alza dalla panchina anche Bruno Cerrella, arriva l'applauso del pubblico. Il pallone di nuovo per Radulica. Oh, bravo Radulica, che bravissimo. È enorme rispetto a Padney. Canestro e fallo del gigante buono milanese. Esatto, e Radulica che ha delle mani educate. Bruno Cerrella entra adesso per qualcuno, non so per chi, ma Calnietis. E Radulica cambiata la mano destra, la mano sinistra, messa dentro con sinistra, subendo il fallo, e avrà un tiro libero. Ma per me è una buona prestazione di... Io non voglio parlare dei punti, a parte le palle perse e palleggiano in aria all'inizio della partita, Radulica ha messo insieme minuti di gioco, punti, fiducia, per lui molto positivo. Tiro libero. Qua la chiusura del tiro libero. 2 più 1. Io sono Sandro Dell'Agnello, ovviamente non piace a nessuno perdere, è stato anche sotto di 23, ma io dico che la squadra ha fatto vedere qualcosa. 16 per Radulica, intanto Sosa che forse paradossalmente intanto... Passi. No, fallo. Sì, il pallone comunque è di Caserta, dicevo paradossalmente forse è mancato proprio Sosa, 0 su 8 dal campo per Caserta. Sì, lui è un giocatore che è capace di fare 40 punti, ok? L'ha fatto l'anno scorso se non sbaglio. Oh, quasi intercettato da Bruno Cerrella che è un signor difensore. E sappiamo che giocherà alla morte questi ultimi 3 minuti e 20 in ogni caso, anche se la partita è già indirizzata per l'Olimpia. Cinciarini lavora dal palleggio, va per servire proprio Cerrella, extra pass per Fontecchio che può attaccare sulla riga di fondo, poi torna di nuovo per Pascolo, sporca la palla a Caserta, sarà rimessa per l'Olimpia. Cercava di fare inversione della palla a circolazione, non è andata molto bene. Cinciarini, 8 secondi per andare al tiro, Milano deve trovare una soluzione veloce. Pascolo libero. Con Pascolo che spara da 2 punti perché aveva il piede sulla linea, Milano riprende 20 punti di vantaggio. 92-72, Abbassi prepara per rientrare adesso, probabilmente per Pascolo. Cish prova ad attaccare Sosa ancora, prova a entrare in questa partita ma sembra esserci un tappo sul canestro. Cerrella per Fontecchio sotto canestro con il fallo. Fontecchio molto sveglio, e assist bel passaggio di Cerrella, bel canestro di Fontecchio, avrà anche un tiro libero aggiuntivo. Certamente Dell'Agnello le braccia incrociate adesso, una faccia non molto felice, però lui ha messo insieme una squadra, ha fatto veramente lui vuole anche time out per parlare, abbiamo 2 minuti e 32, voglio vedere la gente giocare. A me mi piace molto Dell'Agnello come allenatore. E se l'abbiamo detto prima, voleva dare una dignità comunque alla prestazione di Caserta qui a Milano, e onestamente devo dire c'è anche stata, perché la Passareggia ha giocato, provato a rientrare. Assolutamente. Purtroppo sembra anche fisiologico che magari negli ultimi 2 minuti la squadra possa mollare, è solo che Milano è una formazione cannibale da questo punto di vista, perché forse 22 punti ci possono stare sulla carta tra le due formazioni, ma Caserta forse non li merita. No, Caserta ha giocato la sua partita, niente da dire su questo, ok? E se loro io ti dico una cosa, loro giocano così per tutte le partite di questo campionato, loro faranno un campionato molto, non,
non voglio caricare nessuno con troppo responsabilità o troppo qui o troppo là. Io dico che se voglio andare a pensiero a fare i playoff eccetera, giocando così però, come è fatto nelle prime quattro partite, come era fatto qui questa sera con grande circolazione della palla eccetera, ovviamente Sosa non avrà sempre una serata negativa, lui è un giocatore capace di riempire il canestro in un niente, ok? Il pallone nelle mani proprio di Simone Fontecchio, che andrà tiro libero a tirare il tiro libero aggiuntivo per provare a toccare 95 punti per l'Emporio Armani Milano, ed eccolo qua, a 2 minuti e 32 il 2-1 completato. Esatto, Repesce che è molto bravo a far giocare i bambini, ok? Quindi i bambini non sono esattamente bambini, ma i giovani diciamo. Da tre punti, Bostic, giocatore comunque coach interessante. E allora lui gioca bene, Watt gioca bene. Guarda, hanno un giocatore solido, Patney 6. 4 su 6 da 3 per Bostic. Sì, sì, non male. Il pallone per Fontecchio che prova a attaccare, il tiro di Fontecchio forzato. Yeah, lo voleva a tutti i costi, doveva passare la palla, tagliare, aspettare il passaggio di ritorno. Giuri di nuovo con il pallone che prova ad attaccare, poi nell'angolo Padney contro Cinciarini, ma c'è un mismatch con Fontecchio accoppiato su Cinci e poi Daniele Cinciarini. Mamma mia, Daniele Cinciarini che ha un po' fuori forma per il 3 questa sera, il tiro da 3 invece questa volta lanciato con grande rapidità e grande precisione. Legittima il suo 67%, un minuto e mezzo al termine del match, Milano è a più 17, Fontecchio fa saltare Patria in palleggio, arresto e tiro, perfetto, ma la palla non entra, poi Baraonda rimbalzo, chi la prende se non Dada Pascolo, nuova azione per l'Olimpia, più 17 per Milano, 7 secondi per andare al tiro, Cinciarini in difficoltà contro Cinci, poi deve tirarli in faccia, fuori misura, e ancora Pascolo, è una piovra, da Pascolo, sbaglia Cinciarini da sotto, l'ultimo tocco è della difesa di Caserta, la rimessa è per Milano. Hai coach. Hai detto bene, una piovra, lui veramente con le... È incredibile. Incredibile, e poi ha tempismo, buona elevazione, è 2,4 metri, cioè proprio... braccio lunghissimo e il dito è lunghissimo, che okay, proprio sì, anche le dita, hai ragione. Esatto. Abbas, il pallone per Cinciarini che lavora per attaccare Cerella di nuovo per Fontecchio, la finta va fino in fondo, Simone Fontecchio che ha talento. Sì, sì, 5 punti per lui già. È giocato tutti questi ultimi 4:39 o finirà a farlo così. Molto bravo. 40 secondi al termine, 97-78, vediamo se Milano andrà in tripla cifra o meno, per intanto arriva l'ottantesimo punto di Caserta, 30 secondi e poco più al termine, il pallone proprio per Fontecchio contro Podney. Molto malinteso qua. Cinciarini col picarol centrale di Pascolo, prova ad attaccare, poi lo scarico per Cerella, extra pass per Abbas da tre punti, che prova di Avodou Abbas, 6 punti nella ripresa, 15 nel primo tempo, un rotondissimo 100 per Milano coach. Mamma mia, rotondo 100 e 21 per Abbas, che se qualcuno MVP, aveva qualche coach. Dubbio, eh? MVP Abbas. Sbaglia Caserta, finisce qui la partita del Forum d'Assago, punteggio più che rotondo, 180, grande grazie a Croce Dan Peterson al nostro fianco, è davvero tutto dal Forum, una buona serata da Sandro Pugliese, il miglior realizzatore della partita, Avodou Abbas con 21 punti.